cheating, a fever pitch, and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Buongiorno, anzi buon pomeriggio, benvenuti, dodicesima puntata di Giovani Campioni, la trasmissione dedicata al gioco più bello del calcio, allo sport più bello del mondo, il calcio. Mi sono emozionato perché accanto a due amici, due persone splendide, due organizzatori, due persone che fanno un programma televisivo da un po' di anni e che hanno delle visualizzazioni di tutto rispetto. Le dico di Gat e Sorci, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Buonasera. Chi è il gatto? Indovinate voi, si vede. Non dire gatto se non ce l'hai, però tutti questi palloni dietro, vedi, mi fanno questa, perché non è vera, questa è tutta una finzione. Il green screen è gatto e magrissimo. Noi a calcio Sicilia abbiamo un tocco di palloni, infatti, ogni sera me ne porto uno a casa. Allora ragazzi, intanto vi ricordo che siamo di venerdì, siamo sempre in diretta su Facebook, sulla pagina Facebook del calcio Sicilia e sulla pagina Facebook di Firruci TV. Naturalmente è possibile guardare la trasmissione comodissimi davanti il divano in full HD scaricando l'app di Firruci. Loro perché sono qui? A parte che fanno parte del mondo del calcio dilettantistico da almeno 10 anni, 15. Grazie, complimenti. Allora, per lui che è più giovane. Io perché sono più giovane, lui perché... Fanno la trasmissione, ma soprattutto in diretta, mentre noi siamo qui, si sta giocando il secondo tempo di una partita, di un torneo bellissimo, Mito Cup, allievi più due juniores per ogni partita, giusto? Quattro juniores. Sesta edizione di Mito Cup. Spiegami un po' che cos'è, da dove è nato soprattutto. Guarda, intanto nasce da un'idea che ha avuto il mio collega Piero Gatto con un altro grande amico, un altro allenatore come noi, Corrado Mutolo, che salutiamo. Grande Corrado, arbitro anche. Sì, anche arbitro, quindi ci tengo a salutarlo perché nasce anche da lui questa... Nasce con lui questa follia. Che comunque sia, è anche tuttora è con noi, però diciamo da, dietro le quinte, io che soprattutto lui è un esperto di regolamenti. Mito Cup è una vetrina, è praticamente l'ultimo torneo federale perché che la FIGC autorizza, quindi chiude la stagione sportiva come ogni... Ma noi ci teniamo a dirlo che è federale perché forse è l'unico. Tutti gli altri, occhio, che noi siamo gli unici federali veri. Sì, perché non si va in conto a deferimenti e soprattutto la FIGC ci onora e ci dà la possibilità di organizzare questa che è veramente l'ultima possibilità per tanti giovani calciatori di trovare sistemazione, soprattutto con i professionisti. L'anno scorso ne abbiamo dati 8 ai professionisti, Carlo, che è un numero di tutto il rispetto. Assolutamente sì. L'inserimento dei 4 juniores perché? Questa è una genialata. Perché questa è una generata, perché noi sappiamo il regolamento FIGC cosa dice. Bravo. Questa è una generata, infatti nasce come allievi questo torneo, non era possibile inserire i juniores e allora una mandracata proprio di Corrado Mutolo e abbiamo pensato di farlo juniores e per inserire questi 4 juniores perché nei grandi l'obbligo sono i juniori, quindi diamo la possibilità a tutte le squadre dilettantistiche di venire a vedere quelli che sono i futuri giovani delle prossime edizioni dei campioni di eccellenza, Serie D e quello che sia. Dopo obbligatorio i juniores. E soprattutto perché se voi ci pensate, quest'anno i 2000 erano fuori da ogni programma federale. Cioè, si occupavano soltanto i juniores perché l'obbligo era di schierare il 98 e il 99, ma non i 2000. I 2000 che sono usciti l'anno scorso dagli allievi. Esatto, che sono, quindi, diciamo, purtroppo... Né carne né pesce. Ecco, e quindi, purtroppo è brutto. E Sotomo Piero che ha un ristorante a Mondello. Infatti qualcuno si lamentava l'anno scorso perché giustamente non trovava spazio, soprattutto perché, ripeto, secondo me con un nuovo regolamento che speriamo... nuovo presidente della FIGC, visto che adesso è commissariata, cercheranno di sistemare, perché penso che sia una delle chiavi di lettura
per aiutare anche la nazionale. Infatti, anche perché questi ragazzi cosa fanno? Uscendo dagli allievi rimangono un po'... È un peccato perché poi molti anche possono smettere. Sì, sì, no, ma infatti... ne smettono il 40%. È un numero terribile, ma il 40% dei ragazzi che intraprende la scuola calcio poi non finisce, non prosegue a giocare a calcio finendo l'età, gli allievi. Ed è un problema grossissimo, quindi noi ovviamente abbiamo dimezzato il numero di possibili campioni che possono accedere al calcio professionistico. Quante squadre questa sesta edizione? 12 squadre, perché abbiamo pensato a una bellissima scrematura. L'importante è la qualità in Mito Cup, quindi società che fanno scuola calcio. Quindi abbiamo quasi 50 juniores. Fai conto, quindi cioè, 48, 60. Più in totale 400 allievi di scuola calcio che si mettono in mostra insieme ai loro tecnici. Come ti ho detto prima, importante è la qualità. Non può partecipare chiunque a Mito Cup solo perché paghi l'iscrizione, ma deve avere dei requisiti di lealtà sportiva e di serietà professionale che ci devono... Vediamo qualche immagine intanto, così commentiamo questo 3-1, abbiamo preso un 3-1 di ieri, se non sbaglio. Sì, 3-1 di ieri della Panormus col Carini, sì, mi sembra qualche... Ecco, contro il Carini. Sì, c'è stato tipo Panormus. Ricordiamo, Carini. Le partite sono tutte, dammi la parte mediatica. Le partite, vedete, si hanno tutti gli highlights, vengono fatte alle dirette, poi sono gli highlights sulla pagina Facebook Mito Cup, quindi ovviamente poi i caricamenti delle partite vengono fatti su YouTube, naturalmente, e ci stiamo organizzando per fare la diretta streaming assoluta delle semifinali della finale. Perché non abbiamo fatto tutte le gare in streaming è una risposta che voglio dare a tanti che mi hanno chiesto. A tante lamentele, perché così? No, non è lamentele, sai, perché però gli addetti ai lavori hanno la possibilità di vedere per un mese al Calcio Sicilia i ragazzi. Dal vivo. Dal vivo, e devono venire qui, devono venire a conoscere, devono venire a vedere pregi e difetti che si manifestano durante tutta l'edizione del torneo. E devono vederli dal vivo. Quindi una cosa è vedere gli highlights, comunque si vedono anche i numeri della trasmissione. Ma quello serve buono. Ma vedono anche solo le cose più belle. Infatti, comunque io devo dire che quest'anno stiamo avendo più successo della scorsa edizione, perché già dopo 4 giorni abbiamo quasi 28.000 visualizzazione, 4 giorni 28.000 è già un bel numero ed è in crescita, ma dico, questo è tutto un interesse di un movimento che è in crescita sotto comunque il movimento calcistico giovanile è in crescita. Voi siete chiaramente più esperti e più anziani di me e lo sapete, io soprattutto è un complimento. Io consiglio che sia il terzo anno che sono a Calcio Sicilia. Poi ti faremo i complimenti anche te, perché ci hai fatto vivere dei sogni meravigliosi con le tue dirette, quindi fiducia veramente. Anche se faccio mia colpa di domenica, siccome io sono tifoso del Calcio Sicilia, giusto? Infatti. Domenica mi è arrivata qualche lamentela, perché vi ricordo che la prima volta mancava il direttore Piero Dell'Orto, perché aveva il figlio, giustamente, che faceva la comunione, quindi non aveva scusa per mancare a casa. Anzi, lo salutiamo, perché Piero è a Paternò o a Catania per ritirare un premio, quindi sì, non è qui presente oggi. Faremo vedere qualche immagine tra un poco, e mi diceva che giustamente vedeva le immagini, seguivo l'azione, poi a un certo punto si notava che io guardavo l'azione e non giravo con la camera, quindi... Ma il premio di Dell'Orto è per i nuovi mostri. Dell'Orto, sport, uomo sport dell'anno. Ma è il più brutto del mondo, dai. Piero è brutto. Ma infatti speriamo che sarà Marcella a ritirare il premio. Ma infatti speriamo questo. Oltre alla Mito Cup, organizzate altri tornei durante l'anno? Anche delle mangiate, la sera ci riuniamo. Noi seguiamo il campionato di eccellenza, promozione Serie D con il programma proprio dell'edicola di Carte Socce, che ci il lunedì alle 12.30 in diretta, 12.30 in diretta, streaming, quindi potete, così interagiamo col pubblico, perché sai, la fonte di questa trasmissione non sono soltanto le notizie che diamo noi da addetti ai lavori, quindi io dall'interno, che faccio pure nello stesso tempo allenatore. Vabbè, si passa un po' il tempo. E quindi mi diverto. E quindi... Quest'anno si è fatto un miracolo con Castelbuono, che si è salvato in eccellenza con poco materiale, però veramente super miracolo. Un miracolo. Diciamo che ci siamo fatti i capelli per la gioia del mondo. Da profeta ho fatto crescere, perché proprio ci voleva questo, no? E la cosa importante è l'interazione che sia col pubblico, con le dirette Facebook, sì, abbiamo avuto una svolta, perché quando registravamo siamo seguitissimi lo stesso, però
Le dirette veramente hanno spaccato completamente il modo di fare comunicazione nel nostro calcio dilettantistico, che purtroppo è poco seguito, e abbiamo colmato questo vuoto con tanta ironia, però con molte notizie serie. Abbiamo fatto comunque delle inchieste con tantissimissime visualizzazioni, sì, okay, e interazioni, perché poi questo è fondamentale. Noi viviamo di visualizzazioni e soprattutto. E poi guarda la soddisfazione che abbiamo avuto, ad esempio, perché abbiamo inserito da 2 anni la promozione, che ci dicono che è cresciuta proprio nell'interesse collettivo. L'ho scritto io, interesse collettivo lo dice tu, esatto. Mi fai pure lei. E quindi questo è servito e serve anche per il nostro movimento, ce lo dicono gli altri. Siamo stati per 2 volte premiati come migliore trasmissione dalla federazione, perché ci sarà pure un motivo se non adesso va. Veniamo premiati, quindi, anche con un deferimento ora, sì, perché abbiamo anche questo perché siamo monesi, siamo stati cattivi, dobbiamo dire la verità, perché siamo stati monesi senza peli sulla lingua, e se ce li abbiamo non sono i nostri, quindi dobbiamo dire questo. Cosa c'è in diretta in questo momento? Buon Pastore Allievi, se non sbaglio, sì, Buon Pastore contro il CEI stanno 0-0, primo tempo 0-0, però se le sono date di santa ragione, perché già 3 infortunati sono usciti, quindi diciamo una bella partita, un gara argentina, diciamo. Comunque venite parliamo appunto del prossimo futuro, semifinale e finale quando saranno, e soprattutto quando sono le partite. Quando le partite sono tutti i giorni, questa settimana adesso chiuderemo domani il 2 giugno, riprenderemo lunedì, martedì e mercoledì, per poi saltare da una settimana e andare direttamente alla fase eliminatoria. Quindi dal lunedì prossimo, quindi non quello che viene, ma quell'altro ancora, sia la fase eliminatoria. Comparmi in Serie A, ti piace? No, fra l'altro lunedì. Ragazzi. speriamo. Ragazzi. Noi siamo... ogni volta che sono andato allo stadio, però ogni volta che abbiamo visto il Palermo non è stata una cosa fortuna. Un miracolo sportivo a Castelbuono, col Cesena potevi fare un miracolo forza Palermo, ma dico, c'era Cascione in campo con un amico e mi ha detto, dice, guarda, noi abbiamo fatto di tutto per farli segnare, questi manco tirano in porta, dico, non si dicono queste cose in televisione. Questi neanche tirano in porta, dai, ma si può dire, perché la verità, e noi vendiamo anche semifinale e finale, date e orari. Le date, allora, la finale dobbiamo chiederlo a Luciano, allo scafandro, perché non lo dobbiamo ridere. Facciamo due secondi di ridere. Allora, ci chiediamo spesso perché il segreto di Matteo Di Fiore qual è? È lo scafandro. Noi lo faremo. Lui allena con 40 gradi. Con lo scafandro. E già da 2 anni. Già dall'estero ci chiedono lo scafandro. Noi quindi metteremo all'asta il giubbotto di Matteo Di Fiore, che probabilmente sarà campione d'Italia. Ti racconto una cosa dell'anno scorso. Forlì, la cosa che puzza. Ragazzi, non ci si può stare vicino. Forlì, prima partita contro le Notri a Milano. Io e Danilo Marcoccio in tribuna colati con la polo bianca. Quindi il massimo, diciamo, della leggerezza. Esce Matteo con i ragazzi, scafando come voi, chiuso fino a qui, cioè 50 gradi. È un grande, cioè. Ma sai, la paura, a parte lo scherzo, morirà in campo. Cioè, ragazzi, anche la paura di non respirare più la pelle. Morirà in campo Matteo. No, ma lui è un grande. Lui è come il Dalai Lama, capito? Ma lui, se tu vedi, lui è il Dalai Lama. È preciso, lui. Capelli sempre fatti. Prima di lasciarvi, ci vediamo la settimana prossima. Mi raccontate un po' come è andata le qualificazioni, e parliamo anche delle squadre che affronteranno poi la settimana successiva. Sicuramente, e forse parleremo pure del calcio Sicilia, perché lo ricordiamo sempre, domenica sempre in diretta, ore 15:55, sempre sulle nostre piattaforme. Partitone come lo scorso anno. Calcio Sicilia Allievi contro Virtus Avia. Non faremo la diretta. Non la faremo, quindi non rimanete a casa. Venite a tifare. Ecco. E poi noi faremo la diretta. Il nostro hashtag che riempiamo il Pisani come lo scorso anno, che non fa male. Infatti. Grazie. Grazie a voi e complimenti. Ci vediamo quando volete, ci aggiornate, mi aggiornate con i risultati della Mito Cup. Siamo ben lieti di avervi ospite e parlare di calcio, perché come piace a voi, piace anche a noi e soprattutto a chi ci segue. Fa sempre piacere. Andiamo in pubblicità.
Arti Grafiche Abate. Dal 1972, professionalità ed esperienza nell'arte della stampa. Curiamo l'immagine della vostra azienda in modo originale e creativo. Dal biglietto da visita alle grandi campagne pubblicitarie, alle personalizzazioni su ogni tipo di supporto. Arti Grafiche Abate e a Cinisi, in provincia di Palermo. www.artigrafichiabate.com. Sempre in diretta su Firruci TV, sulla pagina Facebook del Calcio Sicilia e sulla pagina Facebook di Firruci TV. Giovani Campioni, la nostra produzione dedicata allo sport più bello del mondo che è il calcio. Ve l'avevamo promesso lunedì, non sono riusciti ad essere ospiti perché erano arrivati la mattina da un'esperienza bellissima a Formia con gli under 13 del mister Mangano, e oggi sono qui con foto, un po' di immagini. Uno dei dirigenti è Gianfranco Giacone. Buonasera Gianfranco. Buonasera. E Simone Martino. Simone, buonasera, buonasera. Allora, parliamo subito con un genitore e dirigente. Tantissimi mesi, tantissimi sacrifici, poi coronati con un'esperienza bellissima che è quella appunto di una fase nazionale, il Calcio Sicilia Under 13 Elite, giusto Elite. Gianfranco? Sì. Ha partecipato contro la Roma, la Imolese e un'altra squadra, l'Alto Pace, esatto, la squadra di Lucca, della provincia di Lucca, a questa bellissima due giorni non stop di calcio. Raccontami prima le tue emozioni da genitore. No, è sicuramente una bella emozione, una bella esperienza che ho vissuto, e andare a Formia a vedere questa struttura bellissima. L'altro era il centro CONI olimpico dove di, praticamente si preparano gli atleti italiani nelle varie categorie. Un posto di straordinario, di bellezza. Sì, una struttura, un campo in erba naturale. Tenuto molto bene. E devo dire che è stata effettivamente una bella esperienza. I ragazzi credo che debbano essere soddisfatti di quello che vediamo pure un po' di immagini. Fatto. Perché praticamente ce la siamo giocata con tutte le squadre che abbiamo incontrato. Queste sono le foto. Ricordiamo, scusa se ti interrompo, l'unica ragazza del gruppo, sì, Jennifer, che è stata premiata. È stata premiata, sì, appunto, gli è stata data la green card, l'unica ragazza che appunto ha partecipato al torneo. Alla fase nazionale, finale. Perché tra l'altro la Roma nella fase interregionale aveva tre ragazze, ma poi non le ha portate, quindi la rappresentanza femminile l'abbiamo portata noi, appunto con Jenny, che si è ben distinta, diciamo, ben comportata. Sì. Ma invece questi ragazzi come si sono comportati? Tra l'altro la prima volta per molti di loro, penso per tutti, fuori da casa
Senza genitori, perché non c'erano tutti i genitori. Sì, no, non c'erano tutti i genitori, ma devo dire che i ragazzi si sono comportati bene, hanno tenuto alto il nome del calcio Sicilia, del sud, perché dobbiamo dirlo, centro-sud, perché noi abbiamo fatto appunto una fase preliminare a Catanzaro dove ci siamo scontrati con altre tre squadre e quindi il calcio Sicilia è riuscita appunto ad arrivare a questa fase finale di Formia rappresentando il centro-sud, perché poi le altre due squadre appunto erano due squadre che superavano la linea centrale dell'Italia. dell'Italia. E niente, comunque i ragazzi, ripeto, si sono ben comportati, voglio dire, c'è stato il discorso del viaggio, perché rispetto alle altre tre squadre sicuramente noi eravamo un po', diciamo, più Danneggiate. danneggiati, diciamo così, il discorso della nave, il Certo, perché poi pullman. sono arrivati e hanno giocato Sì, dopo siamo. poco. San Allora, abbiamo Franco, affrontato per te 12. non è, scusami, la prima volta, penso, alle fasi No, nazionali. no, no, è la prima volta, soprattutto in questa categoria Under 13, che ci presentiamo nel Centro Federale di Formia. Per me è la prima volta, è stata una bellissima esperienza dove ci siamo misurate con ottime squadre, ben organizzate, ben diciamo, amalgamate anche fra di loro, Certo. dove il fisico soprattutto lì è stato importante. Una squadra come Limolese, perciò una squadra dilettante, ha battuto tutte le formazioni che eravamo lì, noi siamo stati gli unici a perdere 3-2. 3 punti loro, 2 punti 9, dove noi stavamo pareggiando, però all'ultimo minuto una disattenzione, diciamo, in difesa ci è costato Ci ha caro. raccontato Gianfranco con WhatsApp praticamente quasi in diretta tutte le partite, anche col Sì, sì, fiatone, sì. e una volta abbiamo appreso, penso, un pianto liberatorio perché ti sei emozionato, penso. Ma l'emozione lì fa da padrone. Il palcoscenico e tutti i genitori, perché è stata la giornata delle finali e logicamente era pieno di genitori. Anche i nostri genitori sono tutti partiti da Palermo per vedere i loro figli partecipare a questa grandissima manifestazione, dove è stata molto importante soprattutto per noi, perché io lì ho fatto esperienza. Come venivano gestiti, come venivano, Ecco come si appunto. applicavano. Ecco, qua ci sono il gruppo dei nostri genitori, i ragazzi mentre si allenano. Abbiamo fatto una grande figura. La società Roma, AS Roma, ero io accanto al direttore sportivo della Roma. Quando c'è stato l'incontro contro di loro, la nostra Jenny ha fatto un figurone e gli ho sentito dire a questo direttore della Roma, che diceva: questa è meglio di quello che abbiamo noi. E perciò, diciamo, È stato attenzionato la allora. nostra, ecco, la nostra vittoria non è stata quella di arrivare primi, ma bensì quella di aver avuto l'approccio con la Roma, Perciò che dove a immagine. settembre vogliono vedere la Cioè, nostra Jenny. questa è una notizia in Questo anteprima, esclusiva per la esatto. nostra trasmissione. Andiamo un attimo in pubblicità e torniamo subito. It's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I leave with every piece of you. Rientrati subito, un mini spot. Gianfranco, stavamo parlando appunto della Roma che vorrà vedere a settembre la nostra Jenny. Questo, secondo me, è la vera vittoria della nostra società, del calcio di Sicilia, perché quando dei ragazzi nostri riescono a farsi notare a livello nazionale, penso che sia il risultato più bello per tutti. Certo, Giusto, certo, Simone? certo, Simone, certo, scusami. certo. È stato anche attenzionato
da un bellissimo gesto tecnico, atletico del nostro Lorre, centravanti della nostra squadra, dalle società che ci giocavano contro. C'è stato un applauso generale di circa 200 persone, perché è stato un gol, mi hanno detto, alla Higuain. Io no, ho visto tanti gol, però dire Higuain mi sembra un po' esagerato, però Speriamo che sì, non se lo sbatta dicono la gli testa. altri. Un controllo in aria e in mezza rovesciata, Bellissimo, il bellissimo. pallone nel set. Quindi diciamo che la squadra è formata da dei buoni elementi. Quindi magari nel futuro ci sarà la possibilità per più di qualcuno di questi ragazzi, appunto, di poter magari approdare, di avere un futuro, avere una possibilità in più per arrivare a livelli ancora migliori, Magari ecco. esatto, giocare nei prossimi stili. Ricordiamo pure Ecco. che Lorre comunque non è nuovo a livello No, no. nazionale perché, se non sbaglio, a dicembre è stato 3 giorni a Wismara con il Milan, quindi diciamo che è lui comunque già un'esperienza bellissima a Wismara, il centro sportivo del Milan, uno dei più Certo. belli d'Europa, l'ha avuto Gianfranco. Sì, diciamo che lui ha avuto questa fortuna, questa grandissima esperienza. Il ragazzo sta crescendo, gioca anche, oltre a giocare con i pari gruppi 2005, gioca anche nella categoria 2004, dove si fa ben rispettare anche a suon di gol. Va bene, chiudiamo questa parentesi con questa bellissima esperienza del gruppo Under 13 di Elite del Mister Mangano. Grazie a Simeone per l'attesa e soprattutto per la disponibilità. Grazie a Grazie ai voi. genitori, ringraziamoli sempre, i genitori di tutti i gruppi, perché sono sempre presenti, disponibili e sono anche il motore della nostra società. Gianfranco, E la va bene i nostra. ragazzi, va bene i dirigenti, va bene tutto, però Sen diciamolo, senza di loro, tutto questo, io diciamo, vedo non. Lo questa dice anche super, un genitore. super presenza Sì. a tornei campi, soprattutto per le manifestazioni, dove Calcio Sicilia si impone sempre con 6, 7, 8, 9 gruppi. Primeggiamo, primeggiamo Primeggiamo, sempre. sia dal punto di vista numerico che dal punto di vista anche di risultati, perché quest'anno spero in una puntata di fare l'elenco di tutti i tornei a cui abbiamo partecipato con i nostri gruppi e anche i risultati, perché diciamolo, Sì. facciamolo per una volta un conteggio di quello che abbiamo fatto e di Certo. quello che abbiamo vinto, perché è giusto che, anche se la vittoria è l'ultima cosa, piace a tutti vincere. E quello. Grazie, salutiamo anche Gioacchino Porcelli, che è l'altro dirigente, sempre presente a Calcio Sicilia. E pubblicità, la terza e ultima parte sarà dedicata alla parte alimentare. Vediamo come si devono nutrire questi ragazzi, anche i dirigenti, anche noi genitori, perché Gianfranco, diciamo, ascolteremo il dottore Leandro che ci dà dei buoni consigli. Devo dire un'ottima pedina che fa parte della nostra famiglia e devo dire che è il fiore all'occhiello. Anche perché ne parleremo subito dopo con lui, questi ragazzi si allenano, dopo l'allenamento purtroppo cadono molti in porcherie. Quindi vediamo i suggerimenti. Grazie Grazie di nuovo, a pubblicità voi. Grazie a voi, e a grazie a dopo col voi. dottore Carollo. I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. All'inizio del secolo scorso, all'età di appena 20 anni, Gaetano Maniscalco aprì in via Divisi a Palermo una delle prime officine di costruzione cicli, diventando in poco tempo un punto di riferimento nella realizzazione e vendita di biciclette.
corso degli anni, la tradizione si è evoluta, tramandando da padre in figlio per tre generazioni passione ed esperienza. Oggi, a distanza di quasi un secolo, il progetto Kronos Bike propone al cliente la possibilità di poter creare la propria bici, scegliendo tra un'infinità di soluzioni la propria opera d'arte in movimento. Kronos Bike. Rientrati sempre in diretta, terza parte, ultima anche per oggi, dedicata alla medicina. Abbiamo avuto spessissimo come ospite il dottore Battaglia dell'università e finalmente siamo riusciti, perché un uomo è un dottore molto impegnato, avere il dottore Carollo qui con noi. Dottore, buonasera. Grazie soprattutto per l'invito, benvenuto. Ti chiamo Leandro per una facilità mia. Intanto, visto che siamo sempre in diretta, vogliamo fare gli auguri a Piero Dell'Orzo, che adesso la vedremo dalle immagini, che è stato premiato in zona di Catania, eccolo, lei infatti c'è il premio per Penalty Awards come sportivo dell'anno. Guardiamo queste foto, tu lo conosci Piero naturalmente, sì, sì. Dell'Orzo. Soddisfazione, audio non ce n'è, va benissimo. La salutiamo Piero, che è accompagnato dalla sua bellissima moglie Marcella, oggi giustificato perché andrà a arrivare questo premio meritatissimo. Leandro, parliamo subito di alimentazione. Scuola calcio, tantissimi iscritti, soprattutto età diverse, dai 4 e mezzo, 5 anni e 17. Consigli soprattutto per questi ragazzi, per la scuola calcio? Parliamo un po', diciamo, in già generale. Come hai appunto fatto la premessa tu, indubbiamente avendo una fascia d'età così ampia, come dire, generalizzare viene un po' difficile, però il principio in genere, come dire, è ovvio, quello sempre dei principi della dieta mediterranea, quindi cercare di utilizzare carboidrati a pranzo, i secondi a cena, le verdure, che in teoria non dovrebbero mai mancare in quest'età, la frutta, che è fondamentale da un punto di vista anche ormonale e che facilita la crescita. Spesso capisco anche i ragazzini che, come dire, la merendina, il gelato possono essere patatine. La Nutella, ecco, perché possono essere un cibo facile da reperire, spesso anche facile per le mamme che magari lavorano e quindi di conseguenza reperiscono con semplicità. Io dico sempre che se non le mangiano a quest'età, quando le devono mangiare? Però non deve essere una consuetudine, può essere uno strappo, un'eccezione alla regola, cioè una volta a settimana mi concedo di poter prendere qualcosa di diverso dal cibo che dovrebbe essere la regola, cioè quello salutare. Dividiamo queste fasce d'età allora, partiamo 5, 6, 7, 8, 9 anni, l'alimentazione, ma soprattutto il post allenamento, quando bruciano tanto. Il post allenamento dovrebbe tendere a recuperare ciò che hanno consumato, cioè gli zuccheri semplici, in particolare i sali minerali, quindi la frutta dovrebbe essere una cosa indispensabile. Per quanto riguarda invece la fascia d'età successiva, magari anche un apporto proteico, che ne so, un vasetto di yogurt o qualcosa del genere che possa aiutarli ulteriormente, perché nella fascia d'età precedente siamo in quella fascia chiamata fase evolutiva, cioè la fase di crescita, quindi è la fase più importante. Invece ti devo fare qualche domanda un po' più specifica, soprattutto sulla parte sui ragazzi che giocano ad 11, quindi la parte agonistica, giovanissimi allievi, dove lì, a parte l'intensità appunto degli allenamenti e comunque delle partite, tutte importantissime, perché tu conosci il calcio Sicilia da parecchi anni. Parliamo sempre di fasi regionali, quindi anche un impegno psicologico e un po' di pressione, perché diciamolo, tutti
vogliono vincere, quando si vince che nessuno vuole perdere, ovviamente c'è tanta pressione dell'ambiente in generale. Quello che spesso i ragazzi mi riferiscono è proprio questa cosa che stavi per sottolineare, è la difficoltà nel dormire, nel riposare, perché la tensione ovviamente gioca a brutti scherzi e poi il tasso ormonale aumenta durante la notte, quindi l'apprensione dello stato d'ansia. Il non poter riposare ovviamente induce l'aumento di un ormone abbastanza stressante che si chiama che è il principale ormone che viene prodotto durante la fase di stress, che è il cortisolo, che ha la caratteristica di far gonfiare. Quindi l'indomani probabilmente il ragazzo che ha avuto la tensione non è riuscito a riposare bene, si trova goffo, gonfio, è impacciato, proprio perché ha livelli alti di questo ormone. E quindi, come dire, la fase del riposo pre-gara è fondamentale. Io spesso ai ragazzi che seguo, per esempio, faccio consumare una buona dose di una dose un po' più alta di carboidrati rispetto a quello che è la loro abitudine, la sera prima della partita, per due motivi. Uno, perché si preparano facendo un carico di energia, e secondo perché i carboidrati complessi come il pane e la pasta, per intenderci, aiutano a ridurre questa eccessiva produzione di cortisolo e in più aiutano a dormire. Si coccola un pochettino. Dico, penso che tutti i detti siciliani, anche questo, cioè panza china vuole riposo, in teoria. Sì. Però non bisogna neanche esagerare, altrimenti esatto. Non si svegliano più. Invece, per noi adulti, ecco, visto che sei qui, ti sfruttiamo, tra virgolette, in questo periodo, giugno, adesso cominciamo a sudare tutti, perché abitando al sud, umidità altissima, caldo, comunque, noi che stiamo al centro sportivo Calcio Sicilia, anche se non giochiamo, alleniamo, comunque, certo, sudiamo. Dacci qualche consiglio. La prima cosa a cui non sembra banale è l'acqua. Nessuno beve, tutti hanno perso questa brutta abitudine, addirittura mi sento dire non bevo perché se no altrimenti devo andare in bagno, cioè è paradossale. Che è la cosa più importante. Ovviamente. Quindi minimo 2 litri di acqua al giorno. Mantenere i reni, quindi il sistema pulito, è fondamentale. L'altro consiglio è, magari per chi appunto sta qua anche a pranzo, mangiare anche delle insalate che indirettamente apportano più liquidi, più sali minerali, e quindi magari ti danno anche quella sensazione, cioè non mangiare il piatto di pasta a bordo campo, altrimenti la sonnolenza poi non sarebbe normale. Invece ti voglio fare una domanda: tu segui le partite, ci segui su internet, sai i risultati o non hai il tempo? Io seguo diversi campionati italiani, esteri, seguo anche voi, seguo un po' tutto, quindi me lo ritaglio il tempo. Poi c'è mio figlio pure che gioca qua, quindi ci mancherebbe altro. Un tuo pensiero su questa realtà, su questo movimento che è il calcio giovanile, che è in crescita soprattutto al sud? Sì, obiettivamente è un gran bel passo avanti, perché io, che insomma lavoro anche con società straniere, vedo tante società che investono appunto sui settori giovanili, e realtà come queste secondo me sono fondamentali. Tra l'altro, la settimana scorsa facevamo un minimo di facevamo un po' un riassunto dell'annata, allievi giovanissimi hanno vinto il titolo regionale, allievi del Buon Pastore sono arrivati quasi ai playoff, i giovanissimi addirittura sono stati dei Buon Pastore sono stati, diciamo, eliminati nella fase regionale dai Cugini del Calcio Sicilia. E domenica, altro appuntamento importantissimo, i 2004 e il Mister Lele si giocano il titolo regionale a Capo d'Orlando contro la Catania. Quindi comunque tutte squadre di primo ordine, compreso appunto gli Under 13 2005 del Mister Fausto Mangano, che addirittura sono arrivate alla fase nazionale, ne abbiamo parlato nella seconda parte. Quindi comunque è un movimento che funziona, e al Calcio Sicilia arrivano i numeri. Questo rispecchia anche, lo dicevo tempo fa ai due presidenti, al signor Sito e al signor Manno, la loro mentalità, che ci hanno creduto fino in fondo, e prima o poi, come dire, i risultati arrivano. Poco da fare. Ci diceva Gianfranco che la Roma ha attenzionato 2-3 ragazzi, anche una ragazza, perché noi abbiamo in squadra una ragazza che gioca nel 2005, che comunque, certo, al detto di chi fa questo lavoro,
è una ragazza di prospettive sicuro ottimo, importanti. Ottimo. Noi andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo per i saluti e la chiusura finale. Arti Grafiche Abate. Dal 1972, professionalità ed esperienza nell'arte della stampa. Curiamo l'immagine della vostra azienda in modo originale e creativo. Dal biglietto da visita alle grandi campagne pubblicitarie, alle personalizzazioni su ogni tipo di supporto. Arti Grafiche Abate e a Cinisi, in provincia di Palermo. www.artigrafichiabate.com. Entrati dopo la pubblicità, prima di salutare e dare l'appuntamento soprattutto per domenica ore 16, Centro Sportivo Pietro Pisani, vedete bellissima la grafica, fase eliminatoria nazionale allievi, Calcio Sicilia contro Virtus Avignano, partita 2, la prima Virtus Avignano contro Forza Ragazzi, la squadra di Ringhio Gattuso, ha vinto la squadra di Ringhio Gattuso 0-1, quindi domenica un impegno importantissimo per i ragazzi di Mister Di Fiori che devono assolutamente vincere con almeno 2-3 gol che possono servirci appunto per la partitissima che sarà giorno 10 a Corigliano. Corigliano è un posto un po' lontanuccio, sai Leandro, dove andremo penso in massa. E so, ora vediamo il tuo sito, che tu hai appena diciamo finito di collaborare con il nostro CT della Nazionale Mancini e soprattutto ecco questo è il tuo sito. Sì, sono io. Dacci qualche notizia su di te, so che tu hai lavori con diverse squadre. Sì, diciamo l'ultima società con cui ho collaborato è appunto lo Zenit di San Pietroburgo con Mister Mancini che come ovviamente sanno tutti è diventato il CT della Nazionale. Perdiamo, vai in Nazionale pure tu? No, io a Palermo ci rimango sempre, al massimo posso fare ulteriori consulenze in giro per il mondo, ma le mie radici sono queste, quindi ci mancherebbe altro. E niente, è stata un'esperienza ovviamente incredibile, perché io sono arrivato in punta di piedi da italiano, che comunque per diletto proprio ha studiato anche il russo, la cultura,
un'altra temperatura, perché ovviamente anche un'altra cultura alimentare, perché proporre la pasta al pomodoro non è una cosa semplice. C'è solo grasso si mangia. Ovviamente per far fronte alle loro temperature, ma che ti voglio dire, dal menù fatto in aereo con la vodka e il whisky alle merendine ho trovato di tutto di più. Ovviamente all'inizio mi hanno odiato, però io sono così. I risultati sono arrivati. O si fa come dico io, me ne vado. Ma è chiaro, tra l'altro vedevo sul sito una cosa che tanto vorrei fare io personalmente, è l'esame sulle allergie alimentari. Sulle intolleranze alimentari e sulle allergie, che sono due cose completamente diverse. Allora, rispondi, la lo possiamo fare. Cosa... Beh, le intolleranze, spesso come dire, viene abusato il termine sono intollerante a... Ah. L'intolleranza vera, diagnosticata, quindi dietro esami di laboratorio seri, può avere una certa attendibilità, come dire, può essere una condizione momentanea o un deficit enzimatico importante. Ti faccio un esempio lampante: l'intollerante al glutine, il celiaco, ha dei ritardi di crescita importanti se non vengono diagnosticati in età giovanile. Quella è un'intolleranza veritiera. È tra l'altro importante. Poi ci sono tanti altri metodi, pseudometodi di smalti sulle unghie, correnti alternative, cose del genere. Poi è vero che qua apriamo una finestra che tutti diventano. Non mi ci vorrei trovare in mezzo in questo momento. Va bene, io ti ringrazio. Spero grazie a voi. Di riaverti magari tra qualche settimana per raccontare le nostre vittorie e soprattutto per darci qualche consiglio sia per gli sportivi che per i meno sportivi, perché con io piacere. Con i miei 42 anni purtroppo non pratico molto sport, avendo la fortuna di essere qui dentro, perché Leandro, è un peccato, penso interessante. Grazie. Grazie a voi. Grazie al dottore Carollo, soprattutto grazie anche ai nostri ospiti che abbiamo avuto. L'appuntamento è per domenica ore 16, sempre in diretta sulle nostre piattaforme di Firrugi, quindi sulla app di Firrugi TV o sul desktop, oppure le due pagine Facebook Calcio Sicilia e Polisportiva Calcio Sicilia e Firrugi TV, per la partitissima di domenica ore 16. Ma comunque anche preferiamo riempire il Pisani che fare più visualizzazioni, quindi ci vediamo tutti domenica ore 16, Centro Sportivo Pietro Sipisani. Grazie e alla prossima.